Buon pomeriggio bambini, come va? Spero tutto bene, eh? La mattinata a scuola è andata bene? Per me è stata un'ottima mattinata, ho fatto un po' delle mie cose, ho controllato le nostre renne, ho controllato gli elfi che fanno quello che devono fare, perché sono dei burloni, ridono, scherzano, anzi delle burlone, perché sono quasi tutte femmine. E allora devo sempre controllare quello che fanno e ho scoperto che mi fregano anche i biscotti, quindi io vado a controllarle qualche volta in più. Ma adesso voglio pensare un po' a voi, voglio vedere se è arrivato qualche vostro messaggio. E adesso guardiamo, eh? Mi fermo un attimo a guardare. Oh, eccolo qua, è proprio arrivato in questo momento un messaggio. Certo, guarda, quello che mi hai chiesto è semplice, sono dei regali che piacciono a tutte le bambine, la casa di Barbie, le bambole per giocare tutti insieme, ti accontenterò di sicuro, perché tanto io controllo la lista, perché ricordatevi, io la lista la controllo sempre, e spero proprio che tu sei dalla parte delle brave bambine, quindi se così fosse, tu stai tranquilla che il tuo regalo lo ricevi. Però non pensate che Babbo Natale fa solo questo. Babbo Natale fa mille cose, la giornata di Babbo Natale non finisce mai. Vabbè, prima cosa, adesso dopo che ho parlato, ho guardato i vostri video messaggi, mi devo andare a mangiare 2 o 3 biscottini perché la pancia reclama. Poi chi devo dare da dare a mangiare? Alle mie renne. Sapete loro quanto mangiano, perché loro devono essere sempre forti, sempre in forma, pulite, strigliate. Poi devo tornare indietro, fare la riunione con i miei elfi, leggere tutte le altre letterine, anche quelle che riceviamo via posta normale, per potervi accontentare, preparare i giocattoli, perché sapete, noi abbiamo un trucco, i vostri giocattoli li proviamo prima, che vogliamo che quando voi aprite le scatole, sì, quando voi la mattina di Natale le aprite, devono essere tutti in ordine, belli e funzionanti, perché noi vogliamo solo il vostro sorriso. Dopodiché giungerà la cena, poi ci raduneremo tutti insieme, ci racconteremo delle belle storie, soprattutto quelle che dobbiamo raccontare a voi per rendervi una giornata più piacevole, e poi ce ne andiamo a dormire. E adesso prepariamoci ad ascoltare la storia dell'elfo narratore, l'elfo Pippi. Ciao Babbo Natale, come stai? Oh, ciao elfo Pippi, tutto bene? A proposito, elfo Pippi, il mio elfo narratore, ti volevo dire una cosa, sai, come vedi a me piace tantissimo leggere e guardo, ascolto, vedo, leggo, però ti devo dire la verità che ogni tanto nella lettura mi distraggo e allora ho detto non riesco mai a arrivare alla fine di un libro e non mi ricordo tutto e allora voglio sfruttare oggi le tue doti, così potrà servire anche ai nostri bambini. Voglio che tu racconti qualcosa a noi, in modo di che io lo memorizzerò facilmente. Ti posso ascoltare? Mi fai questo favore? Grazie, sì, Babbo Natale. E allora sai cosa faccio? Non fatelo voi bambini, i libri vanno letti, ma quando parla l'elfo Pippi possiamo permettergli di fare questo. In realtà hai veramente ragione, perché mi è capitato che tanti bambini mi hanno scritto delle letterine dicendo «Ho ricevuto un libro per Natale, vi siete sbagliati!» Lì è un bel guaio, perché noi non ci siamo sbagliati, perché noi portiamo sempre i regali giusti. Certo, certo. Però mi capita davvero di sentire bambini scontenti che non amano leggere, perché alla prima pagina c'è molto entusiasmo, andando un po' più avanti poi sì, un po' ravviva l'entusiasmo, poi alla fine ci si stanca un po' perché non arriva mai il lieto fine. E così è triste, ma veramente si chiude presso il libro e lo si mette sulla libreria a prendere polvere. Grazie cara, gentilissima, lo bevo volentieri. Proprio bravi. Ascolta mentre tu parli, eh. Ascolta, Sofia. E così bambini, date fiducia a quel libro, perché ogni volta che si arriva in fondo avrete la soddisfazione di aver vissuto con la fantasia e con il cuore e grandi emozioni che nelle parole di un libro possono davvero trovarsi anche le risposte della vita. E io adesso ho una storia giusta. Prego. Perché Babbo Natale, viviamo in un momento in cui
Ci viene chiesto un grande sforzo, ma dietro questo sforzo ci deve essere anche un impegno da tutti noi. E abbiamo visto che il tè non possiamo più prenderlo al bar, e quindi tazzine finte di plastica da sporto e sacchetti dei cornetti. Tu ne sai qualcosa? Dei sacchetti no, dei cornetti sì, i sacchetti li butto di solito. E poi le mascherine. Quante cose che servono. I guanti, Babbo Natale. Ogni cosa in ogni dove buttata là in terra. Grazie ancora. Noi non dobbiamo concedere questo. È vero. Ma devi sapere invece che c'è un posto bellissimo qui, Babbo Natale, proprio qui vicino a Centobuchi. L'ho scoperto perché, sai, l'elfo va un po' in giro a pianificare un po' le consegne. Certo. E c'è un posto bellissimo dove la fauna e la flora sono incontaminati. Sì? Si chiama Riserva Naturale della Sentina. Ah, me lo devo segnare questo nome. Dobbiamo andarci con la slitta. È bello? È bello? Assolutamente sì. Però ti devi svegliare un po' prima la mattina, perché proprio all'alba, sì? Ogni mattina, tantissimi fotografi, sì, sono là appostati, nelle centraline, di legno, proprio nascoste in mezzo alla vegetazione. E sono lì a riprendere le scene di vita meravigliose che si nascondono dietro a questo posto così bello. E ci sono dei laghetti, sai? In questo periodo questo fotografo meraviglioso ha incontrato un bellissimo stormo di fenicotteri rosa. Proprio qui! Proprio qui? Sì! Allora è proprio vicino? Aspetta che ti voglio ascoltare proprio bene. E sai come diventano rosa i fenicotteri? No! Tu lo sai, elfo? No! Non lo sa nessuno! Voglio sentire, dai, come fanno a diventare rosa? Con il loro lungo becco si nutrono delle alghe che sono proprio in fondo ai laghetti. E le alghe li fanno diventare di quel piumaggio rosa, e le loro zampette prendono quel colore bellissimo fucsia. Ed è straordinario quel processo, ma per tutta la vita devono mangiare quelle alghe. Ma c'è uno di loro che se ne sta un po' in disparte, e questo bellissimo airone, fenicottero, scusate, e se ne sta lì in mezzo agli altri aironi. Sì, sembra uno di loro, perché è tutto grigio. Oh sì, perché sarà mai grigio? Perché le alghe sono troppe disgustose. Sì, ma gli altri le mangiano per diventare tutti rosa e così famosi, fenicotteri, si sa. Ma lui proprio non ce la fa, e così ha deciso di mangiare lombrichi qua e là e piccoli vermetti. Sì, ma lui nel suo grigiore non si sente felice, perché il suo stormo fra poco sta per partire. Devono percorrere un lungo viaggio per andare in Africa, là dove fa caldo. E così, triste triste, il piccolo fenicottero se ne sta in mezzo agli aironi, quasi a confondersi. Tutti lo hanno accolto come una grande famiglia, ma anche loro devono partire. È ormai tardi, il freddo è arrivato, dicembre ormai è qui. E così, anch'essi, al primo tepore del mattino, partono. I fenicotteri se ne sono già andati, lo hanno lasciato indietro. Egli, con un po' di rammarico, sa che in fondo non avrà la sua famiglia con cui fare il viaggio. Ma in fondo, pensò, è così bella la riserva naturale della Sentina. Ed è rimasto lì. Così questo bravissimo fotografo ogni giorno è lì appostato nella vedetta, dove c'è la torre che imponente sta lì alla Sentina, a guardare quel bellissimo fenicottero che in fondo troppo grigio non è. Sai perché? Perché il costo che ha pagato è stato alto, perché ha voluto restare nel suo ambiente naturale. Le alghe non gli piacevano e comunque non importava neanche essere tutto rosa. E così è rimasto lì ogni giorno a farsi ammirare. Che cosa bello, ne dici? Andiamo a vederlo? Andiamo a vederlo, mi piace tanto. Però per avere un posto così bello bisogna ricordarsi di rispettare sempre l'ambiente. Quindi, come oggigiorno che ci sono le mascherine, i guanti, quando facciamo le merende, come dicevi tu prima, i sacchetti, buttiamo tutto nei contenitori giusti, ricordiamoceli, perché se avremo un ambiente pulito torneranno certo. E sarà sempre più bello ad averli. E un'altra cosa anche ti volevo dire, è successo qualche giorno fa, hanno parlato anche, sai, le televisioni, le radio, i giornali, della diversità. Ecco cosa dobbiamo far noi, non dare adito a questa diversità. Se qualcuno di noi reputiamo che è diverso da noi, non lasciamolo lì, perché tutti
non possono avere la fortuna di rimanere in un ambiente bello che gli piace, ma potrebbero rimanere da soli. Quindi magari cambiamo i mezzi, la situazione, il metodo per spostarci, ma non lasciamo mai nessuno indietro. Tutti hanno il diritto di fare il viaggio della vita e tutti devono girare il mondo alla stessa maniera. Quindi che non ci siano più differenze in questa vita, secondo me, perché già dire la parola differente è una parola sbagliata. Ognuno è fatto alla sua maniera, ognuno ha il suo valore, ognuno ha la sua bellezza. La differenza non deve esistere, è una parola che noi vogliamo cancellare. Non siamo differenti, ma siamo diversi, e anche la parola diversa è sbagliata. Siamo ognuno fatti alla propria maniera. Grazie Babbo Natale, un piacere. È proprio vero. Sì. E questo dovremmo, per forza di cose, espanderlo a tutto il mondo. Tutti lo devono sapere. Un messaggio molto forte. Che siamo tutti così. Grazie. Esatto. Grazie. Ciao bambini. Un bacione bambini. Alla Babbo prossima. Natale, devo andare ai laboratori con gli elfi. Dobbiamo andare all'officina a preparare i regali. Caro Babbo Natale, ciao, fretta. Bye. Ciao bambini, buon pomeriggio a tutti! Spero che siate tutti preparati. Oggi il lavoretto è semplice, perché i gelati li mangiamo tutti. Voi elfi avete mangiato i gelati? Non diciamolo a Babbo Natale! Perché poi sicuramente ne mangia tutti lui. Ok? Allora, oggi ricicliamo la carta da forno. Sapete che le mamme ne usano tanta e ne sprecano altrettanta. Beh, a volte il foglietto rimane pulito. Perché non fare una bella lampada per la notte di Natale? Allora serviranno la carta da forno, una piccola luminaria piccola piccola, e poi potete disegnare un pupazzo di neve, Babbo Natale, la renna. E ci vuole sempre un punto luce, una bella stella, perché no? E 4 bastoncini del gelato. E così, pronti per il lavoretto, via! La carta da forno la pieghiamo a metà, poi ancora a metà, e facciamo uscire un pochino il lembo che servirà per chiudere. E ancora a metà. Ci facciamo aiutare dalla mamma, che è sempre preziosa. Eccolo qua. Aggiustiamo le chiusure, che devono tutte guardarsi, va bene? Non importa essere precisi, bambini. Sono sicura che la candela potrà essere un regalo fatto da voi per i nonni. Adesso di tempo ne abbiamo. Allora, cosa dobbiamo mettere dentro una parte? Dobbiamo mettere tutti i nostri personaggi. Avrete disegnato una renna, un pupazzo di neve, un Babbo Natale, quello che vorrete, quello che sapete disegnare, bambini. Non è necessario essere bravi a disegnare, dobbiamo semplicemente fare le cose semplici con le nostre possibilità, con le nostre piccole manine, e soprattutto facendoci aiutare dalla mamma e dal papà, senza esigere troppo da noi stessi. La nostra stellina luccichina. Grazie elfo che mi hai tagliato la stellina, è bellissima. Ecco qui. Poi che cosa facciamo? Io userò la colla a caldo. Dobbiamo mettere da un lato il nostro bastoncino del gelato. Potete usare la colla normale, bambini, eh? Io, lo sapete che ho un po' fretta quando faccio queste cose. Ma soprattutto mi scotto anche quando ho fretta, vero Elfi? Sì. E poi i miei effetti mi curano le ferite, lo sapete che sono sempre al mio fianco e mi scotto quasi ogni volta, ma faccio i lavoretti per voi con tanto amore. Eccola qua. Allora, vedete i nostri 4 personaggi? Li dobbiamo chiudere qui dentro, quindi mettiamo la colla qui, qui, qui e qui, che sono i 4 angoli, e anche sul bordo, così la candela resterà bella dritta e la carta da forno si
servirà per il calore che emanerà la nostra candelina. Quindi potete star tranquilli che non accadrà nulla. Mettiamo un po' di colla qui al lato, il lato di un centimetro che abbiamo lasciato senza bastoncino, lo vedete? E poi cominciamo a montarla, ritornando sulle pieghe che avevamo fatto prima. Deve diventare un cubo la nostra candelina. Eccola qui. Eccola qua la nostra candelina con la carta da forno che abbiamo riciclato e anche i nostri bastoncini del gelato. E adesso è il momento di accendere la nostra candelina che allieterà la cena di Natale. Eccola qui. La accendiamo, ci facciamo aiutare dalla mamma. La mettiamo dentro alla carta da forno che resisterà tranquillamente al calore. E bambini, a presto! Oggi la giornata è stata lunga, abbiamo fatto tante belle cose, laboratori, videochiamate, siamo stati insieme con voi e adesso è giunta sera. Però aspettate un attimo, ricordatevi l'appuntamento di domani alle 17. Ciao bambini, buonanotte!